Ciao a tutti, sono Franco Di Stasio e mi presento come un appassionato di carabine di precisione. Oggi sono qui perché voglio mostrarvi un mio concetto di carabine di precisione. Con me un Gladius del 2015 a cui sono state apportate sostanzialmente due modifiche. La prima è la sostituzione della canna originale lunga 27 pollici con una più compatta lunga 18,5 pollici. La seconda è stata la sostituzione della calciatura tattica con quella della nuova linea Professional, la serie B. Il tutto sotto la guida attenta di Giuseppe Valtorta, fondatore e amministratore delegato del gruppo Victrix Tigni. L'idea di questo concetto è nata 5 anni fa con la presentazione del Pugio. Il Pugio, sappiamo tutti, è la carabina più compatta all'interno del catalogo Victrix, calibro 308 Winchester, canna lunga 16 pollici. Ora voi vi domanderete, ma che differenza c'è tra il Pugio in 308 e il tuo Gladius, visto che sono entrambe carabine compatte? Praticamente il calibro. Il calibro è un 260 Remington. Il perché di questa scelta? Praticamente dove mi trovo non ci sono tantissimi campi di tiro con una linea di tiro lunga fino a 1000 metri. E allora mi sono chiesto, ma perché portarsi a seguito un'arma ingombrante? Vi devo confessare che sono sempre rimasto affascinato dal 260, sin dal 2011, anno in cui ne venne a conoscenza, e dal 2015 ne sono un forte estimatore. Ora vi pongo due domande, ragazzi. Secondo voi, il 260 Remington in canna corta che resa balistica ha? Fino a che distanza riuscirà a ingaggiare con certezza i miei target? Fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, dimenticavo una cosa. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche e non dimenticatevi di condividere i video in altri gruppi del settore. Grazie e buona visione.